sociale che ha visto insieme professionisti del mondo dello spettacolo e della televisione, insieme ad associazioni che abbattono il pregiudizio, il bullismo e l'omofobia. L'Istituto Giovanni Paolo II è stato lo scenario delle nostre riprese, ma ha dato anche i protagonisti di questo splendido lavoro di cui il Laboratorio Una Donna è orgogliosa. Salve, sono Riccardo Politi e diciamo come prima cosa nell'interpretazione che ho fatto, io sono il bullo in questo caso e lui è l'attore sono principale, Lorenzo. Io in poche parole ho avuto difficoltà nel fare il bullo perché sono tutto il contrario in poche parole. Poi diciamo nella mia vita ho già subito atti di bullismo e tutto il resto, quindi io diciamo appreso da loro e sono riuscito anche ad avere un'interpretazione su appunto il bullo stesso. Il messaggio che vorrei lasciare io su questa cosa, sul corto, che è molto importante, è che questi atti di bullismo non devono essere più fatti, anche perché appunto io avendoli subiti ho avuto brutte esperienze, letteralmente anche prese in giro, ad esempio sulla mia grandezza. E niente, dobbiamo smetterla con questa cosa e essere migliori in senso buoni e gentili e non fare capolate, ad esempio insultare la gente senza nemmeno sapere effettivamente cosa voglia la persona stessa. Quindi così. Siamo nella settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e noi abbiamo voluto allargare questo sentimento alla lotta contro ogni tipo di violenza, ogni tipo di discriminazione. Il senso di questo corto è che non ci sono differenze e che ogni tipo di preconcetto deve essere abbattuto. Ciao, io sono Leonardo Vita e l'attore interpreta Lorenzo. Allora, io e Lorenzo siamo due persone totalmente diverse, perché anche io ho subito qualche atto di bullismo, però diciamo non gli do molto peso alle parole, mi scivolano abbastanza addosso e rispondo sempre con un sorriso. Lorenzo invece è l'esatto contrario, quando lo insultano lui si chiude molto a riccio, subisce molto queste critiche. E si vede che ogni volta che lo insultano o addirittura gli fanno anche una cosa molto superiore all'insulto, tipo a minacciarlo, queste cose qua. Sì, a minacciarlo, e soffre tantissimo. E inoltre io sono un ragazzo etero mentre Lorenzo è un ragazzo gay, e però quando ho girato questo corto mi sono calato tantissimo nella parte e ho sentito tutto il dolore che sentiva Lorenzo, tutta la vergogna e diciamo è stato molto forte come messaggio. Io vorrei trasmettere che ovviamente il bullismo, l'omofobia, il cyberbullismo sono tutte tematiche da evitare, cioè tanto brutte, e inoltre non sei più grande o più figo se rendi piccolo un ragazzo, sei soltanto una persona piccola, perché comunque per sentirti grande te devi sminuire un'altra persona. Diciamo che le vere difficoltà per realizzare questo corto sono state quelle di trovare i ragazzi idonei a poter interpretare i personaggi, perché avendo lavorato con tutti i ragazzi non professionisti, noi abbiamo provinato circa 500 persone prima di riuscire a trovare i ragazzi che potevano interpretare questi ruoli. Li abbiamo preparati prima in maniera tale che siamo arrivati sul set che loro erano in grado di poter recitare serenamente, non avendo anche, sai, purtroppo quando si fanno i corti non c'è un budget elevato e quindi si fanno velocemente. Noi abbiamo girato il corto in un giorno e mezzo e quindi abbiamo fatto delle prove un po' tipo teatro per far sì che questi ragazzi arrivassero preparati. Queste sono le difficoltà oggettive. Allora, la difficoltà di questo corto, di un corto del genere, è farlo capire sia ai ragazzi che ai grandi. Non è lo stesso linguaggio, quindi ovviamente è difficile che arrivi una comunicazione chiara a tutti. Allora noi abbiamo scelto un linguaggio proprio ragazzi, attori, non professionisti, e li abbiamo guidati a fare in modo che parlassero
come se parlassero con i loro amici o a casa. E quindi il linguaggio che abbiamo in questo corto è talmente diretto, talmente naturale, che magari cinematograficamente non va bene, o forse sì, perché è un nuovo modo di comunicare. Questi ragazzi, nel loro modo di essere, non avendo avuto una tecnica, un tecnicismo teatrale o cinematografico, si sono espressi come si esprimono, ripeto, a scuola o a casa. Vediamo, forse ci siamo riusciti. Allora, innanzitutto io ringrazio Maricetta Tirrido che si è fatta promotrice di questa iniziativa, e questo corto ha un significato molto molto importante, perché ovviamente si parla di temi purtroppo attuali, quindi il tema del bullismo che ha accompagnato anche ovviamente in questo caso al bullismo legato all'omofobia. Quindi comunque insomma è un messaggio importante per i giovani. Bisogna prestare attenzione, soprattutto io credo che oltre alla famiglia l'istituzione scolastica abbia un ruolo centrale in questo, nel monitorare le varie situazioni che si possono venire a creare. Veniamo tra l'altro da 2 anni anche molto complicati, quindi i nostri ragazzi hanno subito più traumi e tutto questo purtroppo non ha fatto che acuire determinate problematiche, e quindi quando si è poi ritornati a scuola ci si è ritrovati magari ad essere, diciamo, vittime del uno di turno. Sappiamo che ci sono vari tipi di bullismo e ovviamente qui noi ci concentriamo in questo contesto in quello legato all'omofobia, con il film, questo cortometraggio comunque lancia un messaggio bellissimo, un messaggio comunque positivo, e ovviamente credo che sia molto importante e noi come istituzione, io come consigliere capitolino e come amministratore locale ci sono e ci sarò sempre su questi temi.